special, benvenuti su Firecraft, ancora questi coreani che ci omaggiano col nostro canale. In realtà è Paolo Blasi, come al solito, che cambia replay in diretta d'opera. Una special su Tel'Dai Maltar. Che cazzo Tel'Dai Maltar? Su Shattered Temple, che ricordiamo che te l'ha detto tre volte, che Tel'Dai Maltar ha tagliato a metà, tra parentesi. Sì, cioè, sì, viva sì, la sì. Fantasia. I nomi di questi due giocatori ce li dice il bravo Naked. Come si chiama questo qua? Abbiamo Principe Azzurro contro... Questo è il blu. Questo è il blu. Principe Azzurro. Il principe azzurro. Il blu è Principe Azzurro. Se le sarà scelto da solo il nome. Va bene, Principe Azzurro. Contro Talpone. Contro Talpone. Perché abbiamo Terran, No, ma questo è un pro. Sì, vabbè. Li ha invertiti. L'altro su. Allora, non li ho invertiti, erano così. Va bene, questo allora è Talpone e questo è il Principe Azzurro. L'azzurro è il Principe Azzurro e il blu è Talpone. Vai. Va benissimo. Così va bene, così non ci confondiamo. Comunque, a parte i misunderstanding di Niccolò. Chi è Niccolò? Ah, scusa. Di scritto. vuoi fare dei saluti? Sì, perché lo devi fare, aspetta. Che scrivi? Allora, scritto malissimo. Devo salutare Dark, poi non mi andava la pena, non so perché devo salutarlo. Ciao Dark, ti salutiamo, Tipo, mi ha scritto una mail demiurgico, ho scritto salutami tanto Dartilus che si chiama come me. Ed è un grand'uomo. Proprio grande nel senso fisicamente. Sono un grande uomo, va bene. Anche di cuore, perché ti ringrazio, ti risaluto anche se non so chi tu sia. Tanto non ti preoccupare, ho fatto figure di merda anche in real life. Ascolta, Demiurge mi parla come AD&D, tipo buongiorno messere, come sto con le nuove favela mi porta. AD&D di chi? Mi piace tantissimo. D&D come si dovrebbe giocare per giocare, ok. Poi ragazzi. No, perché poi... si deve sapere che a D&D sono io il master. Se mi dici una cosa di genere ti tiro un fattone e ti mando a casa. Te lo dico. Hai ragione. E poi devo dire una cosa importante. Gianca Compress e StarCraft 2 a Exi. Ci sto, va bene. A quel che ho capito, una ragazza deve comprare StarCraft 2 al tuo ragazzo. No, bravo. No, è il ragazzo che deve comprare la ragazza. La ragazza vuole, ma il ragazzo... Sono due uomini e si inculano tutto. Va benissimo. Va bene? Oh. Comunque, partenza standard per il Principe Azzurro, mentre Talpone... Famoso giocatore coreano, ricordiamo che è coreano. Il Talpone che... Tarpone! No, Tarpone! Tarpone! Proprio Tarpone di Fogna! Sono i topi grossi con la coda lunga. Vabbè. Ma perché non ti abbiamo te al postidata che fa schifo? Sì, vabbè, che sono anche più alto. Sì, appunto, sei più sono alto, anche più grasso, però... Sei più alto ma meno ingombrante. Perché lui c'ha i gomiti che sta sempre così, perché tipo c'ha il rachitismo. Sì, sì. E allora... Il rachitismo. Comunque, la nostra talpa preferita non ha la visuale rispetto al suo avversario, che il Principe Azzurro si sta tenendo l'occhio al centro per vedere cosa fa il suo avversario, e non l'hanno ancora scoutato, hanno mandato soltanto l'SCV nella linea di destra, e soltanto ora sta andando al secondo punto di spawn. È stato molto sfortunato. Invece il Principe Azzurro è andato direttamente alla linea opposta, avendo molta fortuna. Adesso soltanto adesso trova il Protoss e guarda la sua build. Invece no, non la guarda perché c'è uno Stalker che gli spara in faccia. Ha fatto talmente tardi che ha tirato fuori prima lo Stalker dello scout. Secondo te 4:17 l'ha scoutato? È proprio tardi e guarderemo chi dei due. Secondo te, Naked, chi è dei due che fa la special tactics? Il nostro Tarpone o... Ma secondo me Tarpone passerà da sotto e farà una tattica assurda. Va benissimo. Allora punta su Tarpone. Io lo so, cioè lui pensa che... Ma io di notte gioco a StarCraft 2. Di giorno agli FPS e di notte a StarCraft 2. Capisco. Magari una volta quando ero gioco. E dormi giocando a League of Legends. E dormo giocando a League of Legends. No, che no. Vuol dire questa frase? Non si sa, però vabbè, continuo. Perché mentre dormi sei più skillato di quelli che ci giocano. Sì, questo sicuramente. Il famoso tasto match me with a tart. Sì, sì, sì. Sì, vabbè, anche mia mamma è più brava. Sì, sì, di uno che sì. Gioca a LOL. Sicura, quella è sicura. Soprattutto anche di un certo Jacopo. Yeah. Per dire. Baldini. Baldini, sì, sì, un uomo ci suo. Il telefono vuoi dare? Boh, se vuoi lo posso. Sì, dai, dallo tranquillamente. Proprio. Continua. Vabbè, intanto, comunque, sta contando un reattore sulla caserma che... Ok, intanto il nostro Tarpone si sta chiudendo, una mossa sconsigliata da parte del Proto, sì, da parte di Terran contro Protoss, e in più si sta chiudendo col bunker, quindi non può neanche spostare la chiusura. No. Quindi si è proprio chiuso. Proprio al massimo la annulla per riciclare il 75% delle risorse, ma comunque è una perdita. Sì. E sta facendo Helion per andare a dare fastidio sulla linea mineraria, anche se non sono perfettamente efficaci.
Non capisco perché abbia fatto. Aspetta, abbiamo il numero di. sì, no, perché dovete sapere che odio essere chiamato al cellulare. Quindi fategli scherzi come se piovesse. Allora, 328 81 32 488. Ciao, Jacopo. E dopo mandategli saluti. Certo, certo. Mi raccomando. Bellissimo. Comunque, secondo me questa qui la special la fa il Protoss perché sta andando a 3 gate robo. E scusa, è questa 1-1 a 6 minuti? 1-1 a 6 minuti che comunque con già il potenziamento dei carri d'assalto. Ok, forse la fa tarpone. Non lo so, magari. Però tipo ha fatto la fabbrica robotica in ritardo sulla 3 gate, mentre dovresti farla nel col tempo dell'uscita del terzo gate, quindi non lo so. Non saprei dirti. E fra parentesi non si prende mai l'espansione, cioè poi si guarda chi vince avrà fatto la special, va bene. Okay, chi vince? Se, e ovviamente ce ne manda quattro basi. No, ti ricordo che una volta uno che ha fatto la special ha perso. Quello con le idre. Infatti, stavo per dire. Però, di solito. Vedi? Comunque Paolo Blasi va a fa' culo. Esatto, perché tipo ci trovi i replay ci mandi sempre cose incognite che noi non riusciamo a capire fino al 22. Ieri mi ha mandato una mail con scritto: ho appena visitato 900 replay per voi, ve ne mando 30, grazie. E intanto andava di Raven, signore va di Raven. Raven, e vabbè, il presidente disse, il presidente d'inverno, quando i Terran impareranno a usare i Raven sarà finita per tutte le altre razze. In effetti è vero, un'unità potentissima che non usa mai nessuno. Cioè, nessun Terran la usa, ma è fortissima. Non si sa perché, No, io lo so perché è l'unica unità che costa 200 di Vespene. No, perché avete una unità che c'ha tipo più di 3 funzioni oltre hai cioè, ragione. Cioè, uno steampack, fai così e vai avanti. O invece ti puoi impiccare 3 tasti e scegliere anche quello e non attacca direttamente. Devi pensare per usarlo, ok, va bene, hai ragione. Vedi perché non la usano. È troppo difficile. Intanto si sta bunkerando con 2 bunker anche sulla base d'espansione. E ha distrutto il primario, non lo so. Sì, l'ha distrutto e al posto del deposito ci ha cresciuto un bel fungo. Sì, e questo deposito non vedrà. Quello è un fungo. Tutto è il fungo. Un fungo atomico. Sono 2 barre. No, è un fungo che spara cannonate. Vabbè, mi sembra un cannone, però. È un carro armato. Sarà la mia. E intanto sto facendo adesso. Blue Flame per gli Helion. Ma è a caso. Cioè, sta facendo. Ma non lo so perché. Potenzialmente a caso, per cosa a caso, a sto punto fa una nave medica e ci droppa gli Helion in base. Ma sta andando più a Mac che a Bio? No, sta andando solo a Mac, no? A Bio ne ha fatti 2 per caso. Ah, giusto, sono d'accordo. 4 per caso, giusto per spostare di caserma in caserma. Mentre quell'altro sta andando ora a Colossico contro i carri. E intanto ha scoperto l'osservatorio del suo avversario, l'ha scoperto col Raven, però non c'è riuscito ad arrivare in tempo con i Marine. No. E male per lui, sta andando di Helion sta andando di monofabbrica, quindi abbiamo 3-4 fabbriche, 3 fabbriche con questa in produzione, più 2 Helion, e intanto ha preso qualcuno a casa e si sta ridendo. No, vabbè, perché insomma ho fatto random page su Wikipedia e abbiamo trovato questo fortissimo giocatore che è Tarpone. State, sì, sotto un altro nome. E niente, ho visto le vincite, tipo $275, $700, sì. $1000, $1000, $600. Però, no, lo so, però vedendo in confronto a quelli di prima, vedendo lo so che non di prima, di prima quali, boh, non si sa. Però di fronte agli stipendi, diciamo, dei coreani. Coreani sono coreani, lo so che anche questi sono finti coreani, però. Sì, però, in verità siete voi due che state giocando, vi siete messi. Sì, esatto. StarCraft in coreano. StarCraft in coreano con nomi a casa abbiamo scritto. L'altro non ha risposto al GLHF, maleducazione. È vero, non si fa. Non si fa. Comunque sta andando a fatto una forge e una Sentry Expand, a questo punto perché ci sono tante sentinelle, quindi mi sa di Sentry Expand. Con Colossi però dovrebbe attaccare. Ok, non date ascolto a Foyer anche se è l'esperto Protoss, però non è perché ci sono tante sentinelle, una Sentry Expand, se le sentinelle le fa 8 minuti e mezzo e poi. No, ho deciso che è così. Prima fa un'espansione, poi ne fa un'altra e poi fa le sentinelle, non è una Sentry Expand. Questa è una Mech Expand, per esempio. Sì, perché ha fatto prima i Mech e poi l'espansione. Ma ho capito. No, niente, tolto. No, va bene. Ha ragione lui. Capito? È così che funziona. Comunque, io è morto. Comunque, il principe azzurro ha già preso la terza base di espansione, che fra l'altro è quella dorata, che dà tantissime incoming in più. Come ci ricorderà il nostro Naked, quanto dà rispetto a quella normale di incoming in più? 7 bravo infatti, bravo, perché, insomma, bravo, sa qualcosa. Te l'ho detto, mi sono preparato bravo. Intanto questo Raven singolo non vuol dire che non vorrà giocarlo in maniera magistrale, anzi l'ha perso.
da pezzo. No, quella è la produzione, non sono stato cambiato, scusate. E questo Raven singolo non vuol dire che vorrà usare in maniera magistrale, lo sta usando soltanto per scautare gli invisibili. E nel frattempo questa Alien Fiamme Blu si è portato a casa due sonde e scappa. Sì, fra l'altro dell'espansione dorata. Fa male. E una era piena di minerali, quindi ha perso di minerali. Boom! Mac Play contro Protoss. Dicevano che non era efficiente. Guardiamolo all'opera questo Mac Play. C'è un errore gravissimo da parte del nostro Starpone, che non aver fatto neanche un potenziamento per i Mac. Ah, è 0-0. Magari. È un errore magistrale. Se vince avrà un culo a mano. Madornale, magari magistrale. Magistrale. Proprio un errore di proprio due volte. No, laureato no, per bene, esatto, no? Non è che un errore tre. No, non è un errore per caso. È un errore, ci per pensare. Ingaggio questa parte qui. Vediamo l'incontro che primi Helion bruciati. Secondi Helion bruciati contro i colossi. I carri però sono piantati a questo punto. Continuano a fare. Boom! Strage! Strage, rimangono soltanto le mezzi pesanti da entrambe le parti. Quindi abbiamo i colossi da una parte con pochi supporti di terra, con i mech piazzati dall'altra. Il Protoss non può avanzare in questa situazione. Se il Terra riesce ad avanzare abbastanza, però l'ha usato bene Raven. Ha posizionato le torrette difensive, che non mi ricordo mai come si chiama, i droni da difesa. Ha posizionato i droni da difesa, come ci ricordava la Nuovo in attacco, non può perdere questa fase espansione. Ci perde tutto. Ci perde il resto. Ci ha perso tutto. Sì, ci ha perso Mac, i Mac senza potenziamenti pagano con la quantità. Esatto, e i colossi pagano molendo invece, perché non fanno più niente. E non c'è più difesa, non c'è, soltanto i carri sono rimasti a troneggiare su questo Shattered Temple. E la base di espansione dorata verrà distrutta e disintegrata da un bombardamento incessante di carri. Il GG ormai è inevitabile, a meno che non pensa di cambiare mono immortale con immortali. Immortali? No, non usciranno mai in tempo, abbastanza in tempo. E qui ci sono tantissimi carri. I Viking sono arrivati efficacissimi nel annichilire i colossi. E poco supporto da terra da parte di Stalker, che sono stati massacrati in tempo zero da parte dei carri. Il Protoss è chiuso in base, non può avanzare. E il Terra invece ha tutto lo spazio che vuole per muovere. Prova Brolin, vediamo se Brolin riesce. I carri non sono piatti, potrebbe approfittarne adesso con gli immortali. No. Fanno però focussare gli Helion. No. Tira giù addirittura i Viking per parare i carri. E niente, perde tutto di nuovo il principe azzurro. Ha un Marine dentro la manovra in mezzo. Sì, che tipo era lui che comandava, era questo Marine. È il generale di sopra che comanda lì sopra e guarda sotto. Esatto. E abbiamo un GG da parte del principe azzurro. E si è rivelata efficace questa special tactics di Tarpone, con andando in Mac espansione, come dice. Mac espansione Tarpone. Mac espan Tarpone senza potenziamenti da parte del nostro Tarpone. E potenziamento è arrivato soltanto a 15 minuti per l'attacco di Mac. Grazie di averci seguito. Alla prossima special tactics. Nick Edita, il nostro ospite per oggi. Ciao. Ciao, però. Era tagliato, ciao. No, però tanto, siccome mi avanza sempre un secondo quando taglio, quindi cioè, ciao. Ciao! Ciao, ragazzi. Hai visto bene la partita a 45 km?